È la 1:30 di notte, la notte tra il 15 luglio e il 16 luglio 2013. E io, come vedete, stavo per andare a dormire, ma siccome fa caldo, ero uscita un momento in balcone, così a prendere un po' di fresco, e stavo pensando a come sono cambiate le cose negli ultimi 5 anni, gli anni in cui il web si è sdoganato alle masse, si è aperto alle masse, no? Con Facebook soprattutto, con YouTube. E io pensavo che nonostante io faccia i video in prima persona, cioè io sono molto attiva nel web, tra Facebook, YouTube, uso le mail, faccio un sacco di cose, no? Però nonostante questo io mi rendo conto di essere nel pieno di questa specie di tsunami mediatico e alla nostalgia che ho, nonostante tutto, del mondo in cui io sono cresciuta. Lo ribadisco per chi vede per la prima volta questo video, io sono nata nel 1961. La maggior parte delle fotografie erano ancora in bianco e nero, nonostante tutto. Sì, c'erano anche le foto a colori, insomma, le prime macchinette istantanee di foto, no? Le Kodak Instamatic, quelle Polaroid, quelle robe lì. Ma insomma, io sono cresciuta nei primi 40 anni della mia vita nel momento del qui e adesso, cioè nel momento in cui si faceva una cosa per volta, in cui non esisteva il multitasking assolutamente, e in cui tutto quello che si comunicava lo si comunicava un passo per volta. La TV aveva due canali, poi dopo è arrivato anche il terzo canale. Poi negli anni 80 sono arrivate le televisioni private e poi, verso la fine degli anni 90, è arrivato internet, ma prima ancora erano già arrivati i computer. Però voglio dire che io non lo so mica se mi sono veramente abituata a questa comunicazione mediatica in cui sei qui. E poi contemporaneamente sei lì che stai cliccando, chattando su un telefonino, su un tablet, su un iPad, con il web, col mondo che sta dall'altra parte. Io, nonostante tutto, ho ancora nel substrato della mia emotività, nel substrato della mia emotività, io ho ancora il piacere estetico delle lettere che ti arrivavano dopo 2 settimane, scritte a mano, da parte di un'amica, di un amico, e quando nella cassetta della posta tu guardavi queste cose era un'emozione grandissima. Allora io mi sono chiesta, anzi no, io mi sono detta che forse, da un lato, abbiamo acquistato qualche cosa. La trasparenza delle comunicazioni, la velocità delle comunicazioni che mette fine a una serie di diaframmi, un po' ipocriti, no? Sulle nostre idee delle cose, tante cose, vabbè. Ma perché nel momento in cui tu comunichi velocemente, in modo limpido, chiaro, con qualcun altro che sta dall'altra parte del mondo, magari, la tua visione della realtà cambia. E tutte le suggestioni che hanno alimentato certi tuoi valori, certe tue convinzioni, forse di fronte alla velocità delle comunicazioni, queste convinzioni che poi sono anche diventate nel tempo dei preconcetti, forse cadono certi veli. E quindi questo è bello da un certo punto di vista perché ti rende incline a una certa trasparenza dei rapporti. Ma al tempo stesso cade l'incanto, la suggestione attraverso il tempo, attraverso l'attesa del
delle cose. E nonostante io faccia molti video, è dal 2009 più o meno che sono qui a dire le mie sciocchezze, no? Le mie riflessioni, queste specie di diari personali, quotidiani. Nonostante questo, nonostante io non mi sia sottratta all'uso del web, non abbia avuto preconcetti, prevenzioni, mi sia lasciata andare a questa rivoluzione culturale che c'è stata, ma nonostante questo io ho ancora fortemente delle nostalgie verso l'attesa, verso il mito, verso l'immaginazione di quello che può ancora avvenire, verso una sorta di mistero di quello che sarà, verso una sorta di magia poetica che sta nell'attesa. Nel momento in cui io posso sapere istantaneamente quello che succede, nel momento in cui io posso comunicare istantaneamente con un'altra parte, da un lato sto bene, ma dall'altro mi si sottrae l'attesa. E nell'attesa c'è l'immaginazione. L'immaginazione è fatta di attese. Senza attese non può esserci immaginazione. Io sono convinta di questa cosa. Certe volte penso che cosa dovevano essere i viaggi prima del turismo di massa. Ma i viaggi addirittura secoli fa, quando non c'era ancora l'automobile, quando non c'era ancora la ferrovia. Ogni tanto io guardo dei film ambientati in altri secoli, dei film in costume d'epoca, dove viaggiare voleva dire viaggiare con i cavalli, affrontare dei percorsi con i pirati, con non so, i saccheggi, le cose. Che cosa doveva essere l'immaginazione quando esisteva ancora il tempo dell'attesa? Mamma mia, quanto vorrei avere la macchina del tempo! Quanto mi piacerebbe avere la macchina del tempo, poter esplorare degli altri momenti per capire se, che cosa abbiamo perso, che cosa abbiamo guadagnato. Comunque a me piace vivere nel mio momento presente. Non è che non mi piaccia, mi piace molto, mi diverto molto, però al tempo stesso mi manca l'attesa e in quell'attesa immaginare. Che bello, che nostalgia. Qui, adesso, e invece immaginare nell'attesa. Ma certe volte, la sera quando vado a letto, io leggo con una specie di piccola torcia, una mini torcia con la pinza che ho comprato all'IKEA. Non ho nessun motivo per fare questa cosa, se non che, se non che il fatto che c'è una zanzara. Quella torcia, quella mini torcia, mi permette di vedere soltanto la pagina che sto leggendo e tutto intorno ho l'oscurità. Dice, ma che cambia, Maddalena? Cambia il fatto che io non sono distratta da tutto quello che c'è intorno, visivamente è una distrazione, cioè la luce elettrica è una forma di distrazione. Tu invece leggi con una candela oppure con una mini torcia e vedi soltanto quella cosa lì. Allora la mia suggestione aumenta e quello che sto leggendo prende un'aura magica. Io non voglio vedere quello, non voglio vedere tutto. Ecco, io non voglio vedere tutto. Io voglio vedere solo alcune cose, nel momento in cui ho bisogno di vedere alcune cose e tutto il resto che stia in ombra. Perché
Vabbè, insomma, questo è uno sfogo notturno. Quanto mi piacerebbe avere la macchina del tempo. Vedere come scriveva Shakespeare, con una penna d'oca e dei rotoli di carta. Non questa cosa qui. Mamma mia, è vero che si moriva per un raffreddore, però. E zanzara, vattene via. Però. Ma. Poi mi ricordo che non esisteva l'anestesia. E allora dico, beh, meno male che sono nata adesso. Ma, conclusione di questo video, a me sembra che abbiamo perduto l'eleganza. L'eleganza. Farò un altro video su questa cosa, la perdita dell'eleganza. E del resto si paga sempre un prezzo, no? Si paga sempre un prezzo. Acquisti qualcosa e ne perdi un'altra e non riesci a capire se quello che hai conquistato è maggiore di quello che hai perso. Buonanotte da Maddalena.